E noi adesso andiamo a vedere. Però mi raccomando, mica fare il bagno qui, eh. No? No. Si va sotto la cascata, che spettacolo! Camminatrici, camminatori, vamonos! Pronti, attenti, abbia! Simo, qual è la prima tappa? Ponte Maceira. Ponte Maceira? Sì, bellissimo. Esatto. Direzione? Su tutti e quattro. Sul cammino anche, sul cammino. Ma dove, davanti alla cattedrale? Ok. Vamos a Ponte Maceira. Stiamo percorrendo un pezzo del cammino di Finisterre, che è il cammino che i pellegrini facevano quando arrivavano a Santiago e poi cominciavano l'ultimo tratto, gli ultimi 80-90 km per arrivare a Finisterre, che era considerata, è sempre stata considerata la fine del mondo, fino al 1492, quando poi Cristoforo Colombo ha rovinato un po' i piani di chi riteneva che quello fosse il punto più estremo delle terre conosciute. Fino a quel punto si riteneva che dopo Finisterre, dopo quel punto di terra, ci fosse soltanto l'oceano. Lì infatti c'è il cippo che indica la strada per Finisterre, e da qui comincia il cammino che i pellegrini facevano per arrivare a Finisterre. Sweet little Jerry got her hands in her pockets and she's waiting for a downtown train. And the high heel boots with the straps on low and her head hanging down in shame. Oh, 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 oh. Ah, e dopo un viaggetto in macchina, tranquillo, tranquillo, siamo molto, molto vicini a quella che è chiamata la Costa della Muerte. Ma perché la Costa della Muerte? Perché qui l'oceano è una forza della natura, senti che vento che tira, senti che aria che c'è. L'oceano qui è terribile per le navi e nel corso dei secoli sono naufragati migliaia di navi, vascelli. C'è stato anche un incidente molto grave all'inizio di questo millennio, quando una petroliera, la Exxon, si è spezzata in due e ha causato un disastro veramente incredibile. È un tratto di mare molto pericoloso, per questo si chiama la Costa della Muerte. E noi adesso andiamo a vedere. Però mi raccomando, mica fare il bagno qui, eh. No? No. Però è qui che si raccoglieva la conchiglia del pellegrino. Sì, in una spiaggia vicino a Finisterre. There's something that lives inside me. I promise I never let it out. Oh, ma è aperto, Gianna. Adesso il Simo ci porta a vedere l'orreo più grande della Galizia. Hola. Dai, 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 dai che andiamo. Oh, questo è veramente grande, eh. Bello, è fatto a chiesa. Non è quella. Ah, non è quella. Gatto lì appoggiato. Che bello. Madonna, quello lì sotto. Guarda che fanno quella reattura d'Italia. Non è grande nel senso a livello di volume, di altezza. È grande perché è lunghissimo rispetto a tutti gli altri orreo che abbiamo visto finora. Eccolo qua, infatti, questo è il più grande che c'è. Simone dice che sono 33 metri di lunghezza. E per inquadrarlo tutto mi devo allontanare di un bel po'.
camminando dentro questo campo, e questo vuol dire che anche oggi avrò le scarpe mezze, zuppe d'acqua. There's something that lives inside me. I promise I never let it out. Quella che vedete là in fondo è Finisterre. E visto che in questo viaggio non ci si fa mancare assolutamente niente, adesso andiamo a vedere delle cascate incredibili che danno vita a un fiordo. E qui siamo... siamo in Finlandia. Come qui siamo... Veramente fantasy, a bestia. Che bello. Si va sotto la cascata, che spettacolo! Che ho perso tempo per fare le riprese. Se non mi muovo mi lasciano qui. Ci sono. Ce l'ho fatta. Ma Simone. Penso a casa ammazzata e manca Simone. Le cascate, Ma qualcuno sa come si chiamano? E siccome il giro di oggi non è ancora terminato, adesso andiamo a Muxia o Muxia in gallego e poi dopo Finisterre. Ma prima si va a nord. E siamo arrivati a Muxia. Abbiamo pochissimo tempo per fermarci qui, perché poi dobbiamo andare a Finisterre a fare una cosa molto speciale. Tutto questo giro per me è una sorta di sopralluogo per il cammino futuro che tornerò a fare qui in Galizia, perché ovviamente il cammino di Finisterre lo devo fare, assolutamente. Intanto mentre stavo registrando ho visto dei cavalloni impressionanti che voglio assolutamente andare a riprendere in slow motion. Appena il Simo poi ha finito di fare le fotografie ci racconterà un po' la storia di questo posto incredibile. E mamma mia, meno che c'ho davanti, mamma mia. La cosa bella, Simo, è che non tira vento! No, non tira vento! Neanche un po'! No! Aspetta, che roba! Questo è uno dei posti più belli, secondo me, della Galizia e dei posti che vediamo durante i nostri viaggi. Questo è il santuario della Vergine della Barca, perché si racconta che qui San Giacomo venne a pregare perché non riusciva a convertire al cristianesimo la popolazione locale ed era molto molto triste, era un periodo molto molto pesante per lui. Qui, racconta la leggenda, gli apparve su una barca di pietra una vergine che gli disse: non ti preoccupare, riuscirai nella tua impresa. Allora, per rammentare questa visione, qui è stato costruito questo santuario. Con questo clima è veramente difficile, molto difficile, anche solo rimanere in piedi per riuscire a fare una ripresa. Però il posto è incredibile, veramente incredibile. È proprio come lo sognavo, veramente. È qualcosa di bellissimo e arrivare fin qui a piedi deve essere una cosa indescrivibile.
di qui si vede anche bene il monastero della Vergine della Barca. E poi c'è un'altra cosa molto particolare che troviamo qui, legata ai cammini di Santiago. E adesso lo andiamo a cercare. Ovviamente si sale, eh? Un po' di salita qui ci vuole sempre. Ah, ma eccolo, lo sto già vedendo davanti a me. Eccolo lì, eccolo lì. Una cosa molto importante per i cammini, perché qui a Muxía, o Muxía come dice il nostro tassista, c'è uno dei due, potrei dire, monumenti che accompagnano ogni pellegrino lungo il suo viaggio, lungo il suo pellegrinaggio, lungo il suo cammino. Eccolo là, lo sto vedendo. Eccolo qua. È lui. Siamo un po' in controluce, non si vede molto bene, ma adesso vado a favore di luce, ve lo faccio vedere, perché qui... Sì, eccolo qua. Lui è il cippo numero 0000, uno dei due numeri 0. Uno qui a Muxía, per il cammino che porta qui a Muxía, e l'altro a Finisterre, chilometro 0. Il cammino di Finisterre, che parte da Santiago, o il cammino di Muxía, sono rappresentati da questo numero, il numero 0. E pensate la cosa particolare: a Pistoia, nella mia città, c'è invece il chilometraggio più lontano che abbiamo in Europa assegnato su un cippo. Siamo oltre 2500 chilometri, perché Pistoia, per chi non lo sa, è la Santiago Minor, Santiago Minore, ufficiale d'Europa. Baby, I'm going wrong. Yeah. Never loved you. Anche quello è un simbolo importante, anche se è un simbolo moderno. È un simbolo molto importante e moderno, è stato realizzato una decina d'anni fa e si chiama la herida, la ferita. Vedi che c'è un taglio all'interno del monumento, rappresenta appunto la ferita che il popolo galiziano e la natura galiziana ha subito quando all'inizio degli anni 2000 una petroliera si è rotta qui davanti, si è disintegrata, si è spezzata in due e ha rilasciato il suo carico di petrolio, distruggendo completamente la natura ma anche l'economia della costa galiziana, creando un danno assolutamente incredibile, quindi la ferita ambientale ed economica. Ma allo stesso tempo rappresenta anche la capacità del popolo galiziano, insieme a volontari che sono arrivati da ogni parte del mondo, di ricostruire e di rimettere in sesto tutto quanto, di rimettere a posto la natura, di ripulire la costa e di rimettere a posto anche l'economia. Bene, riprese fatte al volissimo e ora si rivola sul minivan per schizzare verso Finisterre e regalarci nel modo più, come dire, spettacolare la conclusione di questo viaggio. Arrivati a Finisterre. Tira un po' di vento, però ci può stare, ci può stare. La costa galiziana è una costa oceanica, una costa molto ignorante, e poi comunque la costa della muerte, non è che ci può essere, insomma, non siamo a Viareggio. Essere qui davanti a questo cippo è un'emozione che non posso descrivere. Non ci volevo venire, sono sincero, ma in realtà venire qua quest'oggi con il van mi ha dato la possibilità di studiare in qualche modo il territorio, il terreno di battaglia, di sfida, dove verrò e verremo forse a camminare per raggiungere proprio questo cippo. E quindi è stato molto interessante e mi ha fatto capire che ci si farà un fondo schiena esagerato per raggiungere il cippo numero 0, perché insomma il territorio è piuttosto montuoso e, come al solito, il cammino ci metterà
decisamente alla prova, però è questo il bello del cammino, no? La sfida con se stessi. Quest'oggi il tramonto non è tra i più belli che si possono ammirare da questa scogliera, ma poco importa. Già essere qui è un super regalo e per questo posso solo ringraziare Simone. E così siamo giunti al termine di questa incredibile avventura. Arrivati a questo punto, forse qualcuno si sta ancora chiedendo: sì, ma alla fine a cosa serve fare il cammino di Santiago? Beh, di risposte lungo il cammino se ne sono trovate tante. Per quanto mi riguarda, posso solo dire che Babbo Santiago ha preso la mia anima e l'ha aperta come una scatoletta di tonno, donandomi una nuova prospettiva su tutto ciò che mi circonda. Mi ha insegnato a lasciarmi andare, ad andare oltre le mie paure, ad accettare i cambiamenti e a trovare il bello anche nelle avversità. Come camminare sotto un diluvio, per esempio. Tutto questo arricchito dalla presenza di Simone, che non è stato solo una guida preparata e professionale, ma un vero e proprio fratello di viaggio e di cammino. Quindi, consiglierei questa esperienza? Vi dico solo che in tasca ho già il biglietto per ripartire. Può bastare? Ultreia.